Benvenuti, benvenuti, benvenuti e bentornati per chi ci ha già seguito questa mattina qui sul canale Twitch di EveryEye.it. Ciao ragazzi, buongiorno. Oggi con me c'è Aurelio. Aurelio è qui perché è a conoscenza di cose, perché ha già, diciamo così, interloquito con la persona che arriverà tra poco, persona che è Marco Savini, cioè il CEO di Big Rock. Big Rock cos'è che è? È una scuola dove si formano dei giovani talenti in diversi ambiti, non solo videogame, suono, creatività varia, sempre però pensata per il mondo dell'intrattenimento. Quindi è una scuola un po' particolare. Io me l'immagino un po' come la scuola degli X-Men. Stavamo parlando ora con Gab e io me l'immagino esattamente così. Prima di farlo comunque entrare, ecco qui, giusto così per scambiare qualche parola, volevo raccontarvi una brevissima storia triste, molto molto breve. La storia di un ragazzo di 14 anni che è uscito dalle medie, voleva cercare di imparare a fare videogiochi, perché comunque era una cosa che gli piaceva. Ha scelto informatica e ha passato i successivi 3 anni a sviluppare software per macchinette, distributori vari, quindi non esattamente quello che si aspettava, e difatti poi è diventato un pessimo studente. Quella persona ovviamente sono io. Ho trovato altri modi poi per lavorare comunque nel mondo del gaming, ma ecco, oggi chi esce da una scuola ha un'alternativa in più, però questa io vorrei far raccontare appunto da Marco, che chiedo alla regia di introdurre. Tanto metto anche questo, non lo sento. Eccoci. Marco, ci senti? Ecco. Ciao ragazzi, sì, vi sento. Ciao, ciao, tutto bene? Tutto bene? Tutto bene. Com'è il tempo in quella vostra bellissima zona che conosco abbastanza bene? È incredibile. Beh, oggi un po' di foschia, ma un caldo pazzesco, si sta bene. Ecco. Questo è un po' di Avengers. Guarda, non so se hai sentito l'intro che ho fatto, questa breve storia triste di questo ragazzo che è finito a fare software per distributori automatici, poi alle superiori. È una storia comune a molti di noi, immagino. Diverse sfumature, era anche la scuola della fine degli anni 90, quindi era un po'. Forse oggi è un po' meglio. Però ecco, volevo chiederti: tu sei un pilota acrobatico, giusto? Sì. Allora, ora mi devi spiegare come sei passato da quello a Big Rock, quindi cioè, la storia anche un po' di Big Rock, perché a questo punto sono davvero curioso. Beh, io ho iniziato che tu volevi fare il programmatore di videogiochi e sei finito a fare altro. Per il caffè. Esatto. Io volevo fare il pilota e sono finito a fare computer grafica, è andato ecco. Più o meno così. E ho iniziato sì facendo l'Accademia Aeronautica, poi la vita ha scelto altro per me, e allora quando sono uscito dall'Accademia, fare il pilota è molto figo, però nella realtà se sai portare un aereo non è che vai da uno e gli dici mi presti un aereo, quindi sì. In realtà non sapevo fare niente e la computer grafica mi sembrava la cosa più fantascientifica che c'era in quel momento, perché un po' più di vent'anni fa la computer grafica era abbastanza pionieristica. E quindi provo a lanciarmi in quel settore credendo che non dovesse essere soltanto per gli ingegneri o per un piccolo gruppo di persone, ma che fosse per gli artisti, per i ragazzi, per la gente che aveva qualcosa da dire. E la fortuna ha voluto che in quel periodo lì, da lì a poco, è uscito Toy Story, che ha spiegato questa cosa perfettamente. Poi da lì sono arrivate le schede. Da lì c'è stato un vero cambio di marcia. Guarda, io ti posso anche dire che per me, cioè una delle prime volte che sono rimasto a bocca aperta davanti a un effetto speciale è stato con il T-1000 di Terminator 2, quando si scioglieva, che si ricomponeva, era una cosa ma davvero davvero pazzesca, davvero pazzesca. Quindi sì, quelli erano anni ruggenti, ecco, perché stava davvero cambiando tutto. Esatto, la gente non aveva mai visto gli effetti speciali di quel tipo lì, i computer servivano a tutt'altro, e quindi tutti noi che abbiamo visto per la prima volta quella roba siamo rimasti pazzescamente colpiti. Ma senti, cosa offre oggi Big Rock a livello di percorso di studi, di offerta formativa proprio? Cioè, puoi farci una panoramica? Beh, allora ti faccio un esempio pratico che così magari aiuta a spiegare. Noi lo usiamo sempre per spiegare che corsi facciamo un po' a tutti. Tu immaginati di voler fare film, per esempio, no? Sì. Allora io per fare un film ho un'idea, ma mi mancano i soldi ovviamente, per cui magari voi li avete, allora vengo da voi e vi dico: io vorrei fare un film con omini alti 2 metri, blu, che gli entro nella testa, gli parlo,
siamo su un mondo dove le rocce volano, mi date 50 milioni di euro? Voi mi dareste? Guarda, se bisogna discutere un attimo. Bisogna un attimino parlarne, perché 50 milioni di euro non sono pochi, ma insomma. Però con una descrizione del genere, diciamo che difficilmente qualcuno mi crederebbe e mi darebbe dei soldi, no? Allora vado da un gruppo di amici, mi faccio disegnare questo film, uno storyboard, e magari questo film è Avatar, per cui torno da voi con lo storyboard e tutti i character, tutto quanto, il film Avatar proprio, vi dico: guarda, io voglio fare questo film qua. Mi date tot soldi, visto che ha incassato qualche miliardo? Allora magari lì le cose forse cambiano e mi dicono ok, ti diamo i soldi. Quindi la banca mi dà questi soldi, vado alla Pixar, alla Disney, dove mi pare, a farmi fare il film, e poi magari faccio anche il videogioco, perché certo, è filmato bene. Quindi chi fa i disegni sono i ragazzi di Concept Art, il master che facciamo, chi fa il film è il master in computer grafica, e chi fa il videogioco è il master game. Poi abbiamo il Master Sound, che sono quelli che mettono l'audio al film, e poi abbiamo Big Wave, che è la scuola di coding, che quello che vedi nel film lo realizza veramente, invece che essere effetti speciali loro li fanno sul serio, li fanno fisicamente. Quindi voi in pratica create, diciamo così, persone formate a 360 gradi, cioè nel senso c'è quello per il suono, quello per, cioè tutto... Esatto. Per il mondo dell'intrattenimento, che va dal cinema al gaming anche, peraltro, perché esatto, anche se oggi sono mondi che sono sempre più vicini, ecco, cioè quando mi si usa un Unreal Engine per fare The Mandalorian, allora vuol dire che qualcosa è davvero, davvero cambiata. Senti, io volevo chiedere a Marco, che comunque Big Rock è una scuola che si trova fisicamente a Roncade, nel Veneto, chiaramente magari potrebbe non essere accessibile a tutti, oppure qualcuno che sta già lavorando in questo mondo non riesce a seguire i corsi in maniera intensiva, insomma, so che comunque avete creato dei corsi online, è così? Esatto, noi abbiamo comunque il master online, il master in computer grafica è comunque sia in versione fisica che online. Ovviamente sono... condividono lo stesso programma, però diciamo che farlo fisicamente qui a Big Rock è completamente diverso, è un'esperienza 360. Chi fa il call master online, magari sì, chi non si può magari spostare fisicamente perché sta lavorando o sta facendo altre cose perché non può venire fisicamente qua. L'idea di Big Rock però è più che altro, se tu vuoi fare un vero cambiamento devi dedicarti anima e corpo e lanciarti, cioè, quando si fanno le cose non convinti, mettiamola così, magari non si arriva proprio al risultato che si vuole arrivare. Il corso online, anche quello lì non è 2 ore la sera, quello lì è 8 ore al giorno, per cui anche quello lì è abbastanza impegnativo. Per cui quello che chiediamo noi quando si approccia a Big Rock è dire: pensaci, sei sicuro? Perché non si torna indietro, cioè, perché da Big Rock in poi c'è un dopo e un prima. Per cui se decidi di farlo, lanciati. No, guarda, penso anch'io che comunque in presenza sia tutta un'altra cosa, però effettivamente non tutti possono, quindi è una buona... Sono stato fisicamente a visitare Big Rock ed è veramente una... Io ho solo visto delle immagini e, non so, ripeto, a me sembra sempre la scuola degli X-Men, quindi io sono rimasto così. Allora, c'è una domanda dalla chat di Marta Colombo che riguarda l'IA e l'affronteremo dopo perché ce n'è, cioè diciamo così, entreremo anche in quell'ambito. Quello che voglio chiederti ora è forse quello che interessa di più a chi ci sta seguendo ora: come funziona il vostro master in videogame, cosa fate e soprattutto se avete un approccio più teorico o più pratico, perché cambia davvero tanto questo secondo me. Allora, io parlo del master game, ma in realtà parlo di tutti i master di Big Rock. Cioè, quando Big Rock è nata, l'idea alla base di Big Rock è che semplicemente tu inizi, fai un percorso di studi che dura 6 mesi e dopodiché vai a lavorare. Quando vai a lavorare ti specializzi e ovviamente poi lì impari il tuo mestiere. Però quello che deve fare Big Rock è metterti in grado, quando esci da qua, di andare fisicamente in un'azienda, proporti come junior ovviamente, certo, e poi iniziare a lavorare. Per cui tutto quello che si fa a Big Rock è estremamente pratico. E per dire, per farla in breve sostanzialmente, perché sia l'approccio di Master Game che computer grafica, concept art, sound, coding è sempre uguale, facciamo un esempio più diverso, mettiamola così. Voi avete mai giocato con i Lego? Sì, immagino, no? Certo, anche ora, ogni tanto. Non abbiamo mai smesso. Tutti, esatto. Quello che si fa normalmente è che si compra una scatola di un missile, per esempio,
con 8 milioni di pezzi. Quello che si fa, poi si mettono questi pezzi sul tavolo, si prendono le istruzioni e pagina per pagina, istruzione per istruzione, pezzettino per pezzettino si monta il missile, no? Poi alla sera, magari io in 7 ore, voi in 5 minuti, quell'altro in 3 ore, tutti otteniamo esattamente lo stesso missile che è disegnato sulla scatola, no? Certo. Poi il giorno dopo invece prendiamo questi missili, lo mettiamo nel baule, mettiamo tutti i pezzi insieme agli altri e cominciamo a costruire le cose per noi, no? Tipo la macchinina, la casetta, ognuno al proprio estro, no? Perché in realtà quello che abbiamo imparato non è a montare il missile, quello che abbiamo capito dei Lego è che due pezzettini si montano uno sopra l'altro, no? Questo è l'unico segreto dei Lego, sì. Che poi il pezzettino sia triangolare, a quadrato, è indifferente, no? Perché quello che succede normalmente è che se voi provate a montare la macchinina il giorno dopo e provate ad andare a Billund, al parco Lego, troverete un albero gigante fatto di Lego e voi dite scusa, com'è possibile che io costruisco una macchinina brutta e questi costruiscono un albero pazzesco fatto di Lego, no? Perché quelli hanno il dono del costruire con i Lego, mettiamola così, sì. Io magari ho il dono della matematica, per cui magari sono bravo in matematica e quello lì si sparerebbe un colpo in fronte e viceversa, io mi sparerei un colpo in fronte con i Lego e così. Noi facciamo la stessa cosa, invece che spiegare tutte le istruzioni di un software per ottenere un esercizio che verrà uguale a tutti quanti, indipendentemente che abbiano talento, abbiano capito o no, quello che facciamo noi è dirti guarda che questi due pezzettini Lego funzionano così, poi mettiamo il missile sul tavolo e ti diciamo ok, questo è quello che abbiamo fatto noi, adesso fallo tu. Per cui se tu sei portato, farai un missile come e anche più bello di quello. Perché diverso sicuramente. Base. Se tu non sei portato, magari aspetti la materia dopo. Infatti facciamo finta che il master ha 10 materie, un numero a caso. In 9 probabilmente ti spareresti un colpo in fronte. In una è quella in cui tu il missile lo fai più bello degli altri. Dici, cavolo, questa è proprio la materia che mi... Cioè questa cosa qua mi sento portato, perché è una cosa che proprio... Sai, a volte ti è capitato anche a scuola che... ti prendeva talmente bene una materia che non vedevi l'ora di tornare il giorno dopo, ci pensavi in continuazione, no? E poi magari scopri che fai l'università matematica perché all'elementare eri fissato con la matematica, no? Da noi succede la stessa cosa. Quando uno modella, lo vedi che a un certo punto gli si accendono proprio gli occhi e dicono wow, modellare è la cosa più incredibile del mondo. Programmare un videogioco, un behavior, qualcosa è proprio wow. Per cui noi quello che facciamo è appunto questo, fornire le basi e aspettare che si accendano gli occhi e poi quando vediamo che gli occhi sono accesi spingiamo in quel canale per finalizzare l'apprendimento. Ok. Senti, a proposito di approccio pratico di Big Rock, io che sono stato lì in visita ho visto che avete un cinema, una stanza piena di cabinati. Cosa ci fate con queste sale? Perché lì c'è proprio un approccio ultra pratico. Allora, perché come dicevo prima, siccome siamo estremamente pratici, prima di fare per esempio render si fa fotografia, prima di fare animazione si fa recitazione, prima di fare modellazione si fa scultura, il cinema che è proprio un vecchio cinema, che abbiamo proprio serie di 70 anni, proprio 200 posti, sì. come se fosse un vecchio cinema, e ovviamente con tutte le nuovissime tecnologie, però quando entri dentro sembra un vecchio cinema, con tutte le confraternite, le bandiere delle confraternite appese, come nei film. E quello lì serve perché, a parte la nostra aula magna, però quando i ragazzi fanno la tesi la proiettano al cinema, la review si fa al cinema su uno schermo enorme, non si fa sul monitor, perché poi il loro lavoro sarà fare in alcuni casi effetti speciali che vanno al cinema, le revisioni vengono fatte su schermi giganti, non su schermi sul monitor piccolino. Per cui stessa cosa per i videogiochi, quando i ragazzi fanno parte del corso di game gli esami li consegnano in sala giochi, il resto della scuola ci va a giocare e se hai capito i ragazzi riescono a giocare, se invece non hai capito hai fatto qualcosa di sbagliato nel tuo videogioco, è buggato magari, allora il resto della scuola non riesce a giocare al tuo gioco, allora diciamo ok, non hai capito questa fase, te la rispieghiamo. Stessa cosa quando al cinema facciamo vedere, che ne so, un effetto speciale piuttosto che una sequenza, con uno schermo di 8 metri riesci a apprezzare i dettagli che su un monitor non apprezzi. E poi, soprattutto perché lì facciamo tutte le interviste con gli ex studenti che lavorano nei vari film, facciamo un sacco di videoconferenze, di workshop, insomma il cinema per Big Rock è una cosa abbastanza fondamentale, poi è molto romantica. Ottimo, ottimo. Intanto guarda, macchinetta automatica, parlavo di cabinati. Sì, cioè, ho capito. Intanto guarda, stanno arrivando domande anche interessanti, Muromante la tua l'ho vista, sappi che arriviamo anche lì, però ora volevo chiederti una cosa, qui si sente parlare di cinema, di film, voi avete una Wall of Fame, quindi avete degli ex studenti che hanno fatto delle cose piuttosto importanti. Volevo chiedervi quali sono gli ultimi lavori grossi che hanno fatto dei vostri studenti,
vostri ex studenti e come fate, soprattutto, questa secondo me è una cosa importantissima, come fate a fare da ponte con il mondo del lavoro? Perché che poi è quello che chiedevo un po' anche Muromante in chat. Allora, gli ultimi lavori, basta andare al cinema, scegliere l'ultimo film in computer grafica e quello è uno degli ultimi lavori. Questa è una cosa abbastanza da sboroni, però effettivamente. Guarda, però credo che sia una cosa importantissima, perché alla fine, sì. Cioè, nel senso, ok il talento, cioè il posto bellissimo, però alla fine lo sbocco deve esserci, perché sennò diventa complicato, ecco. E allora, sì, lì su quello vinciamo facile, perché se... L'idea è di semplicemente collegarvi nella pagina del Wall of Fame, che è bigrock.it/cinema, e lì ci sono tutti i film in cui hanno partecipato i nostri corsisti, videogiochi, serie televisiva, qualsiasi roba. Cliccando puoi avere anche il nome del corsista e magari contattarlo, così almeno gli chiedi se è vero o no. E la lista è veramente impressionatamente lunga. Guarda, devo essere assolutamente sincero, ho controllato. Perché, per cui ho preso 4-5 nomi e effettivamente c'erano, quindi è una cosa ottima. Scusami se non mi sono fidato, ma... No, ma dovete, io, infatti tutti quelli che ci dicono a noi perché siete meglio voi piuttosto che un'altra scuola, perché bisogna fare... La nostra domanda è sempre vai negli altri posti, controlla, poi torna da noi, controlla e poi scegli quello che ti piace di più. Perché crediamo che... Uno deve scegliere in base all'effettivo placement che hai dopo il corso, a seconda dell'ambiente, è un vestito su misura una scuola, perché è una cosa molto molto importante. E noi facciamo questa cosa proprio perché siamo sicuri che come Big Rock è difficile, nel senso che se non ci fosse Big Rock diciamo che non ci sarebbero nemmeno tante altre scuole. Tanto dal vivo fa molta scena, perché inizia da un piccolo corridoio, poi arriva una parete immensa, quindi non finisce più, che sono appese tutte le locandine. L'architettura della scuola è stata pensata tutta ad hoc, nel Big Rock non c'è niente che è stato lasciato al caso, perché anche il progetto di come è stata costruita, noi abbiamo pensato tutto, i corridoi, i muri, le stanze come devono essere fatti, i tavoli, tutto, perché l'idea di Big Rock è... fornire a un ragazzo l'idea e la consapevolezza che tutto è possibile. Adesso io non so quanti anni avete voi, ma probabilmente... Troppi, esatto. Però immaginatevi con la consapevolezza di oggi poter tornare a 18 anni. No, guarda, questo guarda, lo stavo pensando giusto prima e nelle scorse settimane, mentre comunque stavamo un po', diciamo così, studiando Big Rock, e dicevo, cavolo, se ci avessi 18 anni oggi, forse avrei fatto una scelta diversa. Ecco, l'idea è che tu, però, i 18 anni di ora non sono diversi da quando noi avevamo 18 anni. Nel senso che noi vedevamo al cinema un film e dicevamo, vabbè, questo film lo fa qualcun altro. Un astronauta è uno della NASA, non è uno di noi. Noi tre non diventeremo mai astronauti, no? A 18 anni. Sì. Invece adesso, col senno di poi, basta dire, vabbè, fai la domanda in Accademia Aeronautica e se sei bravo diventi pilota, se sei bravo fai la domanda alla NASA. Samantha ha fatto così, è diventata anche capo della stazione spaziale. Quindi Samantha è una persona qualsiasi, non è chissà che, no? Stessa cosa nei film, se tu vai a leggere tutti quei nomi che hai visto nella Wall of Fame e poi li conosci dal vivo, sono persone come noi, cioè non è chi ha fatto Hulk, per esempio, uno dei nostri corsisti ha lavorato proprio su Hulk, su Hulk, e lui dentro Maya fa il... Sì, quindi non è Hulk. Che ha fatto lo sfondo di una scena secondaria, no. che compare per un secondo, ecco. No, infatti noi, adesso facendo una piccola divagazione, quando esce per esempio gli Avengers, la prima degli Avengers, affittiamo tutta una sala a Treviso, al The Space, che è un cinema, una catena, siamo più o meno 200-300 persone, andiamo a vedere il film tutti quanti, poi a metà film, quando esce la scena di Hulk, stoppiamo il film, accendiamo le luci e diciamo quella scena lì Matteo l'ha fatta così, e Matteo si alza in sala e dice io ho fatto quella scena lì. Per cui quello che cerchiamo di fare... Soddisfazioni, ragazzi, queste... Sì, ma più che altro perché tutto, ogni cosa, anche questa cosa che andiamo al cinema, come l'arredamento, come i muri, come tutto, è fatto proprio per fare in modo che i ragazzi, dopo questi 6 mesi, siano convinti che a 18 anni puoi farlo. Cioè che non hai 40 anni, non hai 30, ne hai 18, 25, cioè il momento del cambiamento, no? Che se tu vuoi fare una roba puoi farla. E qua tutto li direziona su quella roba lì. Cioè tutto è fatto in modo che gli possa dimostrare in maniera fisica che loro possono farlo. Se sei bravo, ovviamente, perché la differenza tra chi sogna e chi parla e chi la racconta e chi invece lo realizza sul serio è solo la disciplina. Per cui qui gli viene insegnato quello, che gli facciamo vedere come si fa, come si può fare, gli diamo tutti gli agganci per poterlo fare, però se sei disciplinato e ci sbatti la testa,
ok, se no noi non abbiamo la bacchetta magica. Allora, prima di andare avanti con le domande, volevo chiederti una cosa che chiede EasyJack in chat. Ci chiede la storia delle confraternite. Come funziona? Cioè, in che senso ci sono delle confraternite? Sì, da quest'anno abbiamo le confraternite. Come era un progetto su cui lavoravamo da un po', però adesso finalmente siamo riusciti a realizzarla. Abbiamo 4 confraternite di vari casate di Big Rock, più 2 confraternite che sono una quella di Big Rock, dello staff, e una quella dei Red. E le confraternite sostanzialmente fanno feste, fanno eventi, fanno come nei film. Penso che noi abbiamo delle confraternite proprio come nei film dei college americani, e lo scopo della confraternita in realtà è riunirsi in gruppi tematici. Per cui se io sono, che ne so, un nerd di videogame, partecipo a una confraternita piuttosto che un'altra. Se io sono un artista, ho la mia confraternita piuttosto che un'altra. Nelle confraternite partecipano gli ex corsisti che magari, che ne so, quello che adesso prendiamo gli Avengers, perché è l'esempio che stiamo facendo ora. Sì. Magari quella persona lì è della confraternita Locanda, gli hanno dato vari nomi, perché lui quando faceva Big Rock faceva parte di quel tipo di gruppo di persone. Allora adesso lui, come nei film, c'è il libro delle confraternite, c'è come un film. Ok, una sorta di Harry Potter in salsa nerd, quindi, praticamente. Se tu guardi, esatto, il nostro cinema, le bandiere proprio come Harry Potter in salsa nerd, hai detto perfettamente. Ottimo, ottimo. Io invece volevo chiedere, perché film e videogiochi non significa solo guardare, vedere, ma anche ascoltare, quindi volevo qualcosa in più sul corso di sound production, perché comunque fate un mix tra creatività e pratica, poi software, insomma. Esatto, il corso di sound production è nato semplicemente per fare, riducendolo proprio all'osso, due cose fondamentali. Uno, mettere ovviamente la colonna sonora allo short, al film, al videogioco, quello che è, e un altro invece per fare tutta la parte di rumori o di effetti, sempre o sul videogioco o sullo short o sul film. Per cui i ragazzi imparano da un lato a comporre musica, mettiamola così, e dall'altra invece a creare suoni. Creare suoni vuol dire che se io, come nei film, vedo il cazzotto che do a una persona, si sente il rumore classico del cazzotto, no? Se tu provi a dare un cazzotto a uno non fa quel rumore. Infatti la prima volta che provi a darlo dici com'è possibile che Batman fa un rumore e io no? Perché quello lì è un rumore cinematografico, mettiamolo. E i ragazzi imparano a realizzare appunto tutta questa serie di rumori cinematografici che poi sono quelli che riconosciamo dappertutto. Per cui il corso di sound serve a questo sostanzialmente. Intanto in chat ci sono ex studenti, ci sono domande. Ad esempio c'è Marta Colombo che ci chiede se fate dei prodotti demo o dei piccoli videogiochi. Io avevo visto, c'è un sacco di roba. Sì, sì, noi facciamo un macello, nel senso che noi... i ragazzi producono sempre in continuazione durante 4 mesi un sacco di materiale, un sacco di videogiochi, un sacco di cose che però sono propedeutiche a quello che stanno imparando, quindi fa parte del percorso di training. Per cui fanno, che ne so, maquette piuttosto che giochi multiplayer, bla bla bla. Alla fine, per le ultime 6 settimane invece, lavorano tutti insieme, 200 persone contemporaneamente, su un videogioco e un short. Quindi un cartone animato e un videogioco che poi dopo 6 settimane è scaricabile. Perché usate sul nostro sito gli ultimi videogiochi, sono tutti scaricabili, potete andare su, scaricarli e giocarci. Così vedete anche la qualità dei ragazzi che hanno fatto il corso. Stessa cosa per i cartoni animati o gli short che abbiamo fatto. Per cui le ultime 6 settimane sono dedicate a quello, a una produzione vera e propria. Ho capito, guarda, tanto qui ci stanno scrivendo dal Canada, ex studenti, ma questa te la devo chiedere, ma di quelli che escono da voi, ecco, con un buon successo, ecco, quanti poi lavorano nel nostro paese e quanti invece devono andare via? Perché poi mi sembra che siano, la percezione comune è che in Italia non ci sia tantissimo spazio, ecco. Ma in realtà le cose stanno cambiando veramente in maniera velocissima. Meglio. Allora, prima... Ovviamente la differenza era sostanzialmente la potenza, l'hardware, per cui nell'immaginario comune diciamo che in Silicon Valley c'era un tipo di computer e tecnologia, a Roma o a Meolo, dove siamo noi, ce n'era un'altra, no? Per cui in Silicon Valley c'era la Pixar, la Apple, la Disney e compagnia bella che inventavano software, qua invece al massimo c'era il meccanico. Adesso invece le cose stanno cambiando perché gli stessi computer che hanno loro ce li abbiamo noi. E l'unica differenza è che noi siamo artisti, il resto del mondo un po' meno di noi, perché noi siamo immersi nella bellezza da sempre. Cioè, l'Italia, anche se la guardi dallo spazio, siamo l'unica nazione in tutto il mondo che dici lo stivale. Cioè, abbiamo proprio la forma fica anche nello spazio, cioè, siamo proprio esagerati anche nella conformazione del terreno, no?
Per cui ora la differenza la fanno gli artisti, e soprattutto da quando c'è stata la pandemia, una cosa buona che ha fatto è che non è detto che l'artista debba essere fisicamente in un posto, può essere anche in un altro. Per cui molti dei nostri ex, per esempio, che prima lavoravano a Londra, lavoravano in Canada, adesso sono spostati, sono in Italia e lavorano dall'Italia. Altri invece hanno avuto la fortuna di dire, sai che c'è? Io vivo in giro per il mondo perché viaggiare mi piace, approfitto e vado. Per cui oggi le cose sono leggermente diverse. Prima dovevi andare in certi posti, oggi è un po' più diverso, oggi più flessibile. E comunque anche in Italia stanno nascendo un sacco di realtà pazzesche che fanno delle cose notevoli. Eddie, per esempio, che è uno studio di produzione che c'è a Roma, lavora per la Marvel, come al pari di grandi case di produzioni molto molto più importanti, eppure loro fanno film AAA, mettiamola così. Anche case di videogiochi, in Italia ne abbiamo tantissime, 101, ce ne sono tantissime che fanno delle cose incredibili a livello che prima era solo americano. Quindi sta cambiando tutto. Sono molto molto contento per questo, anche perché... andare via non è mai semplice, ma io non ce l'ho mai fatta. Il nostro Aurelio invece qualche giro per l'Europa l'ha fatto. Senti, ma volevo chiederti, cos'è un concept artist? Perché io leggevo un po' sul vostro sito, non mi è chiarissimo, ecco. Quindi cosa fa un concept artist? Quello che ti dicevo prima, cioè prima quando io sono venuto da te a chiederti i soldi per il film... Ti ho detto che io volevo fare una cosa con omini alti 2 metri, blu, che gli parlo nella loro testa, no? E tu questa immagine qua, come te l'ho raccontata io ce l'ho in testa, l'omino di Avatar, presente come è fatto, no? Tu perfettamente ce l'hai in testa, dettagliato, immagino, ce l'hai in testa. Io ce l'ho perfettamente in testa dettagliato, ma tu no, perché se non lo vedevi nel film, in realtà la mia descrizione era abbastanza oscena, no? Sì. Il concept artist serve a questo, uno dei suoi lavori è questo, in cui io vado da lui e gli dico, io ho questo in testa, me lo disegni per favore, e me lo disegni in modo che io possa poi realizzarlo. Un concept artist, banalmente, facendo un esempio pratico solo in questo settore di cui stiamo parlando ora, sì, può essere l'architetto, no? Tu vai dall'architetto e gli dici, io voglio una casa fatta così, bla bla bla, bla, e lui la mette giù un progetto della tua casa, ti fa un render, ti fa dei disegni, ti fa tutta una serie di robe che te la fanno vedere in maniera pratica. Cioè quando prendi quei disegni poi dici, vai dall'ingegnere o dal geometra, io voglio questo. Quindi il concept artist in una prima fase serve a fare storyboard, serve a fare personaggi, serve a fare tutti i concetti che tu hai in testa, lui li mette a terra come se fossero dei progetti operativi che poi verranno dati a qualcuno che poi li realizzerà in 3D o farà il videogioco o quello che serve. L'altra parte di un artista è disegnare gli sfondi, per esempio, se tu hai guardato Guerre Stellari, sì, molti degli sfondi di Guerre Stellari non sono nemmeno 3D, sono proprio dipinti, appiccicati sullo sfondo, no? E quei dipinti li fanno i concept artist, oppure alcuni materiali, che ne so, faccio la mia maglietta, il disegno che c'è qui sopra nel personaggio 3D, la maglietta stessa come è fatta, magari la disegna un concept artist perché si mette a creare tutti i dettagli, tutta la parte che poi verrà appoggiata sopra il modello. Per cui il loro lavoro sostanzialmente è tutta la parte di concetto che c'è prima del cartone animato o del videogioco e la parte di disegno, mettiamola così, che si trova poi relativamente nel videogioco e nei film, nelle serie, dappertutto. Ok. Ma nella classe di concept art ci sono tutti i ragazzi che disegnano sulle tavolette grafiche, quindi è un lavoro digitale. Sì. Però fate anche un lavoro estremamente pratico anche su questo senso, perché create le maquette, insomma, dei modelli in scala. Quindi cosa fate poi per passare dal digitale ai modelli pratici, ai modelli fisici? Beh, allora, le maquette, quelle che tu hai accennato, sono dei piccoli pupazzetti di creta, mettiamola così, di pongo, di plastilina, che ci servono per due motivi. Nella classe di computer grafica, se tu inizi a modellare, per esempio, in Maya o in ZBrush e parti da zero, perché noi partiamo completamente da zero, quando io ti spiego come modellare la testa del personaggio di Avatar, facciamo finta, devo prima spiegarti come funziona il software, perché non sarei mai in grado di farla, no? E siccome tu parti da zero, questa cosa è molto pesante, perché prima di imparare il software e ti distrai da come vorresti fare la testa, poi provi a fare la testa, però non riesci perfetto perché il software non lo sa usare bene, e così via, è molto lunga questa cosa, no? Allora, a quelli di computer grafica, prima gli facciamo usare le proprie mani con la plastilina, che è molto facile. Quindi si mettono lì e creano la testa di Avatar con le proprie mani sulla plastilina, usando degli strumenti, delle bacchette, piuttosto che dei pezzettini di ferro per fare alcuni dettagli, tutta una serie di robe. E, quando hanno capito come si fa con la plastilina,
diciamo, guarda, che quello strumento che tu hai usato per fare questo piccolo dettaglio qui, in ZBrush è questa cosa qua, menu file, questo. E allora uno comincia a fare 2 più 2 e dice, ah, ok. E quindi maquette per computer grafica serve per questo approccio. Invece per concept art serve proprio perché vengono proprio richieste le maquette in produzione e loro quindi, dopo aver fatto il disegno della testa di avatar super dettagliato, il regista o chi per loro dice sì, ok, lo vedo sul disegno, ma vorrei vedere il modello 3D, cioè vorrei capire come è fatto nello spazio questa roba, no? Quindi loro gli fanno l'oggetto in plastilina, perché una volta fatto in plastilina è molto più facile modificarlo, perché se gli dico, guarda che il naso non lo voglio così, ma lo voglio più a punta, io banalmente ci vado col dito, glielo faccio a punta, dico, ok, così ti piace? Sì, ok, così un po' meglio, bla bla bla. Quando questo è definitivo, allora si passa al modello 3D e si va quasi a botta sicura, no? Per cui concept art, in quel caso, il loro passaggio è fare una maquette estremamente dettagliata. E, per cui questi sono i motivi per cui facciamo, per esempio, il corso di scultura. Tanto, okay. Ragazzi, sono dei modellini veramente curati nei minimi dettagli, sono veramente stupendi. Quanti ne avete adesso, se tenete ancora il conto? Perché me ne ricordo tantissimi. Ogni 6 mesi li buttiamo tutti, perché ogni 6 mesi ne abbiamo più di 200, ecco. Quindi non sapremo più nemmeno dove metterli. Teniamo soltanto quelli più belli. C'è un ricambio continuo, quindi. Per forza. Sì, nel senso che noi proviamo a tenere quelli più belli, solo che ogni 6 mesi sono sempre più bravi ed è sempre più difficile avere il cuore di buttarli, però purtroppo un po' li ricicliamo, un po' li buttiamo. Ok, guarda, io leggevo che tu hai incominciato a fare computer grafica intorno agli anni 90, giusto? E volevo chiederti una cosa proprio sull'hardware, cioè quanto è cambiato il modo di lavorare da quegli anni a oggi grazie all'evoluzione dell'hardware? Perché tu prima stesso mi stavi dicendo che prima, cioè qui non c'erano proprio i PC per fare grafica, giusto? No, quando ho iniziato io c'erano le Silicon Graphics e il software, la macchina costava 100 milioni di vecchie lire più o meno e il software più o meno altrettanti. Per cui quando potevi toccare una di quelle macchine lì dovevi proprio avere i guanti, cioè era una roba proprio... Per cui oggi un computer come quelli probabilmente lo trovi da MediaWorld a 600 euro come potenza di calcolo. Quando ho iniziato io, per esempio, non esiste, cioè proprio era inconcepibile il fatto che tu avevi un modello, potevi girarlo e guardarlo dall'altra parte. Tu quando lo giravi vedevi le linee che si riformavano, dicevi dovevi aspettare 3 secondi, poi si formava, cioè, ok, bello. Quando schiacciavi il bottone render aspettavi 3 ore, 4 ore solo per avere una preview e dopo dicevi ok, più o meno ci siamo, render 2 giorni. Per cui oggi invece è tutto in real time, cioè la luce, Unreal stesso è fotorealistico, per cui Unreal tu sposti una luce e vedi l'effetto in tempo reale, l'erba si muove, gli effetti sono realistici, cioè adesso rispetto a quando ho iniziato io, è come dire, io andavo nemmeno con la carrozza, cioè andavo a piedi nel deserto e oggi siamo sui razzi che vanno su SpaceX, su Marte, quindi la tecnologia ha proprio fatto un salto di più di devastante. Intanto c'è Rossella in chat che ti chiede se sei partito da zero o se sapevi già qualcosa, ecco, quando hai incominciato l'inizio. No, io come dicevo prima, cioè, saper pilotare un aereo era molto fico, ma poi nella realtà, per cui partivo completamente da niente, non sapevo nemmeno disegnare, e ho mandato una mail in Pixar dicendo che ancora prima di Toy Story. Le mail tra l'altro erano ancora a pagamento, perché tu, la tua casella di posta era a pagamento, non esisteva Gmail. Ho fatto in tempo anch'io a averne una a pagamento, quindi... Quindi ho preso un giorno, ho scritto in Pixar dicendo ciao, voglio venire a lavorare da voi, secco così. E questi mi hanno risposto, forse è un po' eccessivo, però ti presentiamo questa persona in Italia, prova a sentire con lui se puoi fare qualcosa. Lui poi in realtà era Guido Quaroni, che poi è stato vicepresidente ricerca e sviluppo in Pixar, quindi lui ha fatto una la persona carriera. Giusta allora ti hanno presentato. Assolutamente sì, mi hanno pensato la persona giusta, un certo Steve Upstill me l'ha presentato e anche lui è abbastanza una persona incredibile, già solo il fatto che risponde alle mail di chiunque è stato il mio eroe. E quindi conoscendo loro due mi hanno aperto le porte della computer grafica, io mi sono completamente innamorato di quella scienza lì, che a quel tempo era più o meno una scienza. E da lì ho iniziato a studiare computer grafica, a quel tempo era più facile perché i software non c'erano, io poi ho avuto la fortuna di fare il beta tester di Maya, ero un Adobe Guru, ho avuto accesso a tutta una parte di software che stava nascendo, incredibile, quindi ho vissuto la computer grafica per gradi, non come oggi che se tu apri Photoshop ti viene male perché se parti da zero dici ok aspetta un attimo, o se apri un qualsiasi software 3D ti viene un infarto, da sì. Me non esistevano le subdivision surface, sono arrivate 2 anni dopo. Perché ho avuto tutto il tempo di imparare
veramente piano questo mondo pazzesco. Oggi comunque i ragazzi possono tranquillamente partire da zero, perché è vero che i software sono super con mille comandi, però è anche vero che sono molto più facili di prima, tutto molto più immediato, tutto molto più naturale, quindi ora serve veramente la creatività. Ok, ok. Allora, di recente è successa una piccola cosetta, nel senso che un'azienda piccola come Apple ha presentato il suo visore per la realtà virtuale, che poi comunque mescola anche l'aumentata con le telecamere, eccetera. Mix. Io so che in Big Rock e anche in Big Wave, che è la scuola di coding gemella, so che avete abbastanza esultato quando avete visto quella scena, cioè perché? Perché allora la tecnologia dei visori, noi tutti sulla faccia della terra ce l'hanno da un po' di anni, 6 o 7 anni, mettiamola così. Con la pandemia questa cosa ha scalato un po', il fatto che la PlayStation ha messo il suo visore a tutti quelli che potevano giocare ha scalato un altro po', però non è mai diventato un oggetto sociale. Cioè, se adesso per esempio voi guardate il mio polso, cosa notate di strano? Che c'è un Apple Watch Ultra, così a occhio. A parte quello... Non so, c'è un cinturino classico, tradizionale. In realtà, se io 5 anni fa avessi avuto questo oggetto al polso, sarei stato sostanzialmente un deficiente, così, perché avrei avuto un monitor. ho capito, sì, cosa intendi quindi dire. Voi, sì. 5 anni fa avresti detto, ma tu sei un cretino, sei un nerd, perché hai questo oggetto al polso, no? Che in realtà è un monitor, cioè non è un orologio. Noi siamo abituati agli orologi, no? Poi però la Apple e altre società l'hanno reso socialmente accettato, per cui se io ho questo oggetto al polso, la prima cosa che tu hai detto è ok, è un ultra, e quindi sei fatto un'idea piuttosto che un'altra, no? Però non hai detto sul modello di... Diciamo che noi qua siamo abbastanza ferrati sul tema. Infatti abbiamo anche qua. Che quando la Apple ha presentato il suo visore succederà la stessa cosa, cioè la gente lo percepirà come una cosa di cioè un oggetto di moda, come l'iPhone, come un oggetto che uno può indossare. Infatti loro hanno fatto una cosa bellissima, che è farti vedere gli occhi, no? Un trucco per... Il che vuol dire che probabilmente in giro troveremo gente nella metro o da qualche parte che avrà questa maschera in faccia e non sarà un imbecille. Perché normalmente avete sicuramente trovato sulle piste da sci o anche in giro gente con le maschere Oakley, no? Sì. O anche gli occhiali Oakley. Non è che gli dite sei un cretino. Però 30 anni fa, quando trovavi un paio di occhiali tipo quelli, cioè a fascia, eri un deficiente. Sembravi uno venuto da Marte che aveva la maschera d'astronauta, no? Per cui questo cambiamento che ha introdotto la Apple presentando un visore come un oggetto di design, di stile, bello, cioè che puoi indossare anche normalmente, mettiamola così, aprirà tutta una serie di cose alla gente normale che aumenteranno tantissimo il modo di usare il computer, la realtà, tutto quello che avremo intorno, per cui non ci sarà più solo il telefono o il monitor sulla scrivania. Io potrò indossare il visore, avere un 50 pollici davanti a me in ufficio insieme alle altre persone e gli altri non mi giudicheranno come un deficiente, no? Meta ha fatto questo, che era il Quest Pro, che è esattamente identico più o meno a quello che ha presentato la Apple, solo che loro l'hanno fatto vedere come se fosse un videogioco, come se entri nel metaverso, bla bla bla. Sì. La Apple invece col suo modo di comunicare l'ha presentato per tutti. Quindi la differenza è stata che adesso tutti stanno aspettando il Vision Pro, tutto il mondo sta aspettando questo oggetto per poterlo indossare. Meta, che ha fatto esattamente la stessa roba, stessa cosa, costa un terzo di quello della Apple. Esatto. Ok, carino, però Sony ha fatto la stessa roba col visore, non è potente come quello della Apple, ma comunque più o meno, e non c'è tanta gente che lo usa per giocare con i giochi in VR, mettiamola così, perché ancora ti senti a disagio, ti senti isolato, no? Invece la Apple è in grado di fare questo cambiamento qui, di attaccare il monitor su un polso, di prendere un computer e metterlo in un telefono, cose che prima invece... È la stessa cosa che è successo quando sono usciti i telefoni, quando è arrivato... Prima c'era Nokia, se tu non avevi un Nokia eri uno sfigato. Quando Jobs ha presentato questo, tutti noi, io per primo, ho detto ma non hai tasti? Io quando scrivo devo sentire i tasti. Oggi io ero un fan BlackBerry, quindi... Quindi capisci, esatto. Il visore adesso, secondo me, è questa ondata qua. La Apple ha la potenza di creare questa moda. Quindi siamo tutti contenti perché qualcosa sta cambiando in maniera... notevole, poi che sia in bene o in peggio non lo so, però sì, sicuramente... voi siete pronti per affrontare quel mondo, insomma, state già creando noi, contenuti, giusto? Sì, noi siamo completamente impazziti perché qua stiamo già sviluppando e facendo delle cose che per noi sono completamente, fino all'altro ieri, fantascienza, e oggi finalmente riusciamo a realizzarle, perché tra l'altro
noi siamo sempre stati abituati a vivere nel futuro, perché lavorando con gli effetti speciali, con i film, le astronavi, i visori, Iron Man con le cose... Voi avete visto Iron Man, no? Certo. Che c'è lui nel suo garage, dice: Jarvis, disegnami l'armatura, ok, fammela un po' più rossa, ologramma, questo, avete presente, no? Certo, certo. E quella stessa cosa oggi la puoi fare con un'intelligenza artificiale, ChatGPT-4 per esempio, più magari uno schermo olografico, invece che avere lo schermo olografico hai gli occhiali, che non sono magari quelli di Iron Man sottili, che ci saranno tra 5-6 anni, ma magari è un visore. Però tutta quella cosa, come fa lui con le mani, che lo sposta, che chiede a Jarvis, oggi in realtà questa cosa si può fare, cioè siamo a tanto così dal farlo, quindi... Cioè, sì, è una cosa che cambia davvero tutto, cambia davvero tutto. Sì, ma poter dire che quello che vedi nei film oggi lo puoi fare, wow, cioè nel senso che ti prende il cervello, no? Quindi immaginate noi qui come siamo presi. Siamo impazziti. No, guarda, io ti posso dire che in chat c'è un velo di scetticismo sul fatto che il visore di Apple possa cambiare le cose, ma credo che sia anche dettato dal fatto che ha un costo molto alto. Io però penso che il senso di questo discorso non sia che quel visore specifico cambierà il mondo, ma che aprirà le porte a tanti altri, giusto? Facendo un parallelismo, Tesla, che lo conoscono tutti, no? Sì. Tesla, quando è uscito con la prima macchina elettrica, è uscita con la Model S, che costava più di 100.000 euro, era solo per pochi, non era una roba che chiunque poteva comprarla, ma è diventata talmente di moda, è diventata talmente tecnologia avanzata, talmente tanto, che quando sono usciti con la Model 3, tutti in giro adesso hanno una Tesla. Cioè, se tu vai in giro, normalmente trovi una Tesla. Non è raro incontrare una Tesla in giro per le strade, no? Certo. Quindi immagino, adesso esci con un visore che ha un certo costo, 3.000 e passa euro, e si chiama Vision Pro. Pro, esatto. Quindi immagino che tra un anno ci sarà un Vision, che sarà giallo, rosso, verde, che invece di farmi vedere gli occhi mi farà vedere l'emoticon, perché magari ti sto cercando di rimorchiare, ho i cuoricini negli occhi, piuttosto che le X se non mi devi parlare. E magari invece che essere 3.000 dollari, è un po' più di moda, un po' più colorato, un po' più... non è in acciaio, ma magari in titanio aeronautico, ma magari è, che ne so, in acciaio. E magari togliendogli la parola pro, magari scendi anche di tot soldi, come è stato per i vari iPhone Pro e gli iPhone normali. Ma guarda, l'iPhone per molti anni è stato lo smartphone che ogni volta che usciva l'articolo sui nuovi iPhone sotto c'erano decine di commenti: è caro, costa troppo. Oggi un iPhone te lo porti a casa con dei prezzi spesso molto molto vantaggiosi per quello che è l'iPhone oggi. Poi ovvio non scendono mai tanto, ma questa è Apple, nel senso non ti farà mai l'iPhone da 300 euro, però ecco, di certo possono dare una spinta alla VR, una spinta che io avevo visto, ecco, intorno al 2017-16, io ricordo perfettamente che c'era il logo VR Ready su ogni scheda video, poi un anno e mezzo, poi è sparito tutto, cioè ormai non compare neanche nelle specifiche delle schede video, ok? Perché in realtà secondo me la percezione del VR quando è uscito, la mia generazione, quella dei cinquantenni, perché io purtroppo l'anno prossimo ne ho 50, l'ha percepita come una cosa in cui tu indossi il visore, ti vedi in questo mondo, in questo avatar, vai in giro e fai queste cose, che per me è assurdo, cioè io non metterò mai un visore per avere il mio avatar che va su Fortnite a gironzolare e parlare con gli altri, no? Però io sono la generazione di imprenditori che sta facendo qualcosa, per cui non capendo questa roba qua non riesco nemmeno a investirci. Adesso invece che siamo un po' più in là, che la Apple ha presentato in un altro modo, mettiamola così, e che sta arrivando la nuova generazione di imprenditori, cioè i nuovi ventenni di oggi sono abituati a essere online. Sì. Penso che per loro stare su Fortnite per noi è un gioco. E quindi noi per esempio andavamo al bar alle 2:30 a scambiarci i compiti per il giorno dopo, no? Invece i quindicenni, i sedicenni indossano le cuffie, vanno su un gioco online, Fortnite, Call of Duty, quello che ti pare, e mentre giocano si parlano e si scambiano i compiti, per cui per le nuove generazioni è normale essere online, per cui è normale che inventeranno delle cose per il visore a cui noi non abbiamo pensato e che per loro sarà normale. L'esempio pratico è, a noi ci ha detto fortuna che siamo riusciti a capire questa cosa qua. Sì. Ma già mio padre, le generazioni dei nostri genitori, sono quelli che nelle chat mandano i gattini, tutte le icone, le gif animate in continuazione. Sì, sì. Non capiscono come si usa questa roba. Noi, voi stessi, quanto telefonate con questo al giorno e quanto lo usate per fare qualsiasi altra roba?
qualsiasi diciamo altra roba per me. Esatto. Qualsiasi altra roba. Da... Anzi guarda, quando mi chiamano anche un po' mi disturbano, perché la chiamata oggi è invasiva, no? Ok, cioè mandami un messaggio, mandami una mail. La chiamata è sempre un po' così. Esatto, perché quello che sta succedendo ora è questo qua, nel senso che molte generazioni vedono questo qui come un telefono, i nostri genitori, perché dicono ok, lo uso per telefonare, più mando le icone dei gattini. Sì. Fine. La nostra generazione lo usa per qualsiasi cosa, aprire il garage, le telecamere, tutto, il frigorifero, quello che ti pare. Noi non capiamo il visore, o perlomeno qualcuno di noi sì, le nuove generazioni probabilmente useranno il visore in un modo che noi diremo, ah, figata, per cui il cambiamento che sta impostando la Apple è incentrato sui prossimi. Ok, guarda, abbiamo parlato di una cosa che, diciamo così, è il presente, un po' il futuro prossimo. E poi c'è un'altra cosettina importante chiamata IA, che so che per te e per chi fa il vostro lavoro non è nuova, ma per tutti gli altri, cioè l'arrivo di ChatGPT, di Midjourney, cioè è stato una cosa, cioè un cambiamento pazzesco nel giro di molto molto poco tempo. Voi come usate l'IA in Big Rock? Beh, allora, secondo noi l'intelligenza artificiale è una cosa positiva e che nel futuro ci restituirà tanto del tempo, tantissimo tempo per poter migliorare il nostro lavoro. Banalmente, facciamo sempre un esempio pratico per capire come funzionano le robe. Tu quando vai su ChatGPT, che è quello che hai detto prima, gli dici mi scrivi un tema su questa cosa e lui ti scrive il tema, no? Poi dopo tu, che hai le basi dell'italiano, lo correggi, dici ok, questa frase no, quest'altra sì, poi ti compili il tema, lo salvi e ci fai quello che ti pare. Più o meno funziona così, no? Prima invece, se tu dovevi fare prima il ChatGPT, tu dovevi scrivere un tema, ce l'avevi in testa più o meno, però dovevi scriverlo, per cui ti metti lì a scriverlo per un'ora, due ore, tre ore di documenti, cerchi, fai, e alla fine ottieni il tema, no? Se tu però analizzi in maniera schematica quanto tempo hai impiegato a scrivere, quanto tempo hai impiegato a cercare certe cose perché non trovavi il libro, perché non sapevi dove andare a cercare. Sistemare la forma, insomma. E quanto invece impieghi adesso con ChatGPT a dire la mia idea è scrivere questa roba, io la voglio esattamente così, voglio un tema più o meno con queste cose in mezzo, scrivimelo tu e poi io lo correggo perché lo devo fare mio. Nella parte di programmazione, per esempio, un programmatore fino a ieri, facciamo finta un programmatore JavaScript, deve fare una login di una pagina, si metteva lì e ci metteva un giorno a scrivere tutto il codice che serve dietro per collegarsi a MySQL, perché sia con la login, i cookies, tutta una serie di robe, no? E ci metteva un po', perché il punto e virgola è sbagliato, il codice non funziona, sì, ok, bla bla bla. Adesso un programmatore medio prende ChatGPT, dice mi scrivi per fare una login in JavaScript che si collega con MySQL, quello scrive il codice, magari non funziona, però io che ho le basi della programmazione, guardo il codice, come ho fatto col tema prima, e dico, ah, guarda, qui aggiungo questo pezzo, qui aggiungo quest'altro, poi magari scrivo, posso usa un'altra libreria, non questa, e quello ti scrive, ok, possiamo usare queste altre 5 librerie, quale vuoi usare di questa? Questa. Mi documento, mi spieghi come funziona questa libreria? Quindi io, nello stesso tempo in cui stavo provando a programmare la login, non solo l'ho fatta, ma ho imparato un'altra libreria, ho scritto altro codice, ho imparato altra roba, ho lasciato che lui facesse il lavoro sporco e che io mi concentrassi sul concetto, no? Che è più o meno la stessa cosa che stanno facendo tutti adesso con l'AI, anche con tutte le AI generative. Normalmente uno dice, ok, molti fanno il disegno fatto con Midjourney, per esempio, no? Sì. In realtà questa cosa qua è un'arma a doppio taglio, perché? Perché è vero che gente che non sa disegnare fa un tot di disegni che prima non poteva fare. Questo lato negativo. Lato positivo è, primo, ce ne sono due importanti secondo me, primo, chi non sa disegnare chiede a Midjourney un disegno con un certo stile. Mi fai una donnina disegnata su Midjourney come quella di Manara, per esempio? Sì. Per cui vuol dire che io, artista Manara, continuerò a esistere, perché sarò io che farò la direzione, cioè io sarò quello che determinerà uno stile, no? Dall'altra parte invece io, che prima non sapevo disegnare e magari avevo un'idea in testa pazzesca, incredibile, che cioè wow, in realtà per farla prima devo passare attraverso un'altra persona, un disegnatore, no? Per cui devo trovarlo, contattarlo, magari dargli soldi, magari questo non gli andavano bene, sceglierne un altro, trovare, non avevo budget, e alla fine magari la mia idea non trovava vita perché non ero un buon imprenditore, no? Oggi invece
chiedo a un'intelligenza artificiale di realizzare la mia idea, no? E in alcuni campi magari questa cosa mi salta fuori, per cui secondo noi l'intelligenza artificiale oggi lascerà tanto spazio alle persone, alle idee, a chi avrà le idee. È chiaro che chi non ha le idee è come il centralinista del telefono, che sì, quello che collegava fisicamente, sì. Lui avrebbe dovuto dire no, io non li voglio la rete cellulare o non voglio i telefoni moderni perché sennò io perdo lavoro, cioè sta cosa non funziona se io non collego. In realtà lui avrà trovato un altro lavoro, sono nati altri 850 miliardi di lavori con i cellulari e con i telefoni nuovi, no? Per cui ne è morto uno, ne sono nati 8 milioni. Chi stampava prima, che faceva le lettere, le metteva nella macchina e poi girava e stampava, la tipografia per esempio, no? Oggi non esiste più, perché tu vai in una stampante laser, stampa e stampa tutti i font che vuoi tu, no? Certo. In realtà le cose stanno cambiando, per cui l'intelligenza artificiale sarà un altro cambiamento a cui ci dovremo adeguare, perché molti lavori si spariranno, ma ne appariranno molti altri. Guarda, c'è Giovanni Rivelli che ci fa una domanda importante, secondo me, e ci chiede: quanto è giusto però che si usino pezzi di altri artisti per creare opere da sfruttare per il proprio lavoro? Questo è un tema centralissimo delle IA, ecco. Questo è un tema assolutamente centralissimo e in realtà... Adesso dico una cosa brutta, però la realtà è ci così. Sta. È molto difficile che uno, quando provava a disegnare un'immagine, lo faceva in camera, chiuso a chiave, senza nessun riferimento esterno. Normalmente uno, quando provava a disegnare qualcosa, apriva, che ne so, internet, andava su Pinterest o da qualche parte, si documentava, cercava immagini che un po' lo influenzavano e dopodiché prendeva da ognuno di queste e disegnava, no? Tutti noi abbiamo disegnato o fatto qualcosa prendendo spunto da altri artisti, no? Il tema è che l'intelligenza artificiale lo fa in maniera palese. Cioè, sì. Mentre noi lo facevamo, guardo, prendo spunto, mi influenzo. Ma anche solo in modo incosciente, magari dal background, magari tu hai letto tanto, hai visto tante opere dello stesso artista e poi sei magari portato a fare qualcosa di simile ma di diverso, ok? Esatto, sì, qualcosa di tuo, però comunque hai avuto un'influenza da qualcuno, mettiamo, che ne so, a me piace il Giappone perché vado sempre in Giappone, trovo un artista giapponese particolare, lo seguo tantissimo, alla fine quando farò la mia cosa la farò con un accenno di stile giapponese, mettiamola così, no? L'AI fa esattamente la stessa roba, va in giro, cerca, guarda e mette insieme pezzi da altri. Il tema è che, siamo al discorso di prima, che l'artista dice ok, tu stai prendendo la mia arte e la stai facendo tua, quindi io voglio delle royalties, dei soldi. E secondo me è la stessa cosa che è successa quando è arrivato lo streaming della musica, quando è arrivato Spotify, quando è arrivato... bisognerà trovare degli accordi, bisognerà trovare delle soluzioni, ma sicuramente come non abbiamo potuto fermare lo streaming e tutto quello che è arrivato, non potremo fermare nemmeno l'intelligenza artificiale, perché questi discorsi qua, secondo me, più che dire giusto o sbagliato e dire fermiamola o andiamo avanti, bisognerebbe dire come la regolamentiamo, cioè come... quali potrebbero essere le strade per fare in modo che questa cosa cresca, ma cresca nel modo giusto? Concordo anch'io che fermarla non sia... cioè, non solo è sbagliato, ma è impossibile, quindi non... No, cioè, se ti fermi tu, c'è qualcun altro che va avanti, cioè non ha senso dire che... di stopparla, ecco. È impossibile, cioè che l'intelligenza artificiale nei prossimi anni farà dei salti in avanti talmente enormi e ci semplificherà talmente tante cose che sarebbe immorale fermarla, ma soprattutto non la puoi più fermare, cioè che oramai ci sono intelligenze artificiali autogenerative, stanno creando dei modelli da soli, delle intelligenze che creano altre intelligenze, per cui oramai è abbastanza tardi, mettiamola così. È vero, è vero. Comunque dalla chat hanno intercettato quella che era la prossima domanda. Sì. Quando io ho scoperto questa cosa, tra l'altro sono impazzito, perché in Big Rock sono maestro di tante cose, ma anche di team building. Sì, quello sì, si vede. Ogni anno organizzano un viaggio negli Stati Uniti e non è un viaggio normale. Ci puoi raccontare questa cosa? Allora, questo qui fa sempre parte di tutto il training, nel senso che prima all'inizio vi ricordate che vi ho chiesto se... adesso che avete la vostra età, con la vostra consapevolezza, a 18 anni avreste fatto scelte diverse, no? Sì. Ora, immaginati che noi ti convinciamo talmente tanto a Big Rock che tu puoi andare a lavorare, che ne so, in Pixar, a San Francisco, che tu alla fine ci credi, mandi la mail in Pixar e questi dicono figata, vieni da noi, ti aspettiamo a settembre, ok? Ora, immaginati che però tu lo fai veramente. Quindi tu a agosto prendi la tua valigia, fai le tue robe, prendi il tuo biglietto aereo. Poi provate a immaginare realmente cosa succede quando monti in aereo. I tuoi familiari sono in Italia,
in America non conosci nessuno, la casa dove l'affitti, come si affitta, in che zona l'affitto, quanto costa, lo stipendio, il dottore, il dentista, non so la lingua. Immaginatelo, è pauroso, no? Questa cosa qua. E molti di noi hanno detto, ok, Pixar è molto figo, faccio prima un anno di inglese e poi vengo l'anno prossimo. Sì, beh, ci sta. Poi arrivi a 50 anni, fine, basta, hai perso la Pixar, perché ogni anno avevi una scusa diversa, no? Il viaggio in America che facciamo, noi atterriamo in un posto qualsiasi, quest'anno adesso partiamo il primo e atterriamo a Denver, non prenotiamo niente, zero, e dobbiamo arrivare a San Francisco e da San Francisco torniamo indietro. Siamo più o meno 10 jeep, la jeep numero 1 sceglie la strada, basta che sia sterrata, non può tornare indietro, non deve perdere nessuno, l'equipaggio lo cambiamo noi ogni volta che si fa benzina, mischiamo le persone, quindi non sai mai chi c'è nella jeep numero 1. E questo lo facciamo perché tu appena arrivi a Denver hai subito un problema, dove sono le macchine, dove dormo, dove andiamo domani. Poi siccome dura 2 settimane, dopo la prima settimana, siccome molti non hanno mai viaggiato, e viaggiare in America a 50 gradi d'estate nella Death Valley o meno 20 d'inverno, tutti insieme in una macchina, con ogni giorno un problema, diventa sempre molto più grosso, molto più stressante, diventa tutto sempre più pesante, no? Poi a un certo punto però arrivi a San Francisco, ti guardi indietro e hai fatto un viaggio magnifico, perché se andate su bigtour.it trovate i vecchi ed è una roba che non ha senso, hai conosciuto persone pazzesche, hai fatto cose che non avresti mai fatto, ti sei accorto che alla fine hai passato un problema alla volta, uno dopo l'altro, fino alla fine. E allora a quel punto lì prendi l'aereo, vai a San Francisco e in qualche modo farai. Quindi il viaggio serve anche a questo, a spiegargli che lo vuoi fare, fallo, il mondo non è così tremendo come sembra. Guarda, io ti chiedo un'ultima cosa, abbiamo un minuto proprio secco. Quale consiglio daresti a un ragazzo che oggi vuole entrare nel mondo del gaming a livello lavorativo? Ok, un minuto secco. Di studiare, deve solo perseverare, deve mettersi lì e sbatterci la testa. Basta, se hai la disciplina e la perseveranza puoi fare quello che vuoi. Quelli disciplina che non è un ce termine la fanno... che hai usato diverse volte, quindi penso che sia centrale davvero per come la vedi tu, ecco. Beh, noi, fai conto, a Big Rock le lezioni iniziano alle 9.30, se tu passi il badge alle 9.31 ti mandiamo a casa e torni il giorno dopo, perché la disciplina è in tutto, nel senso che la differenza tra chi ce la fa e chi no sono solo quelli che in mezzo inventano le scuse e dicono io oggi non ce l'ho fatta, perché se tu vuoi fare una cosa e sei disciplinato la fai, punto. Non c'è nessun tipo di... non c'è niente, a meno casi, ok, che la vita ti si mette proprio contro, però il resto delle scuse, se io voglio dimagrire, l'unica differenza è la pizza con gli amici la sera, che non la salto, perché... ma se voglio veramente dimagrire, mi metto a dieta e dimagrisco. Eh sì, ma ti fosse solo la pizza. Esatto. va bene Marco, guarda, è stato un piacere, peraltro potevamo andare avanti per altre 2 ore, ma abbiamo... Però sul sito c'è l'intervista. Che... È vero, ragazzi, leggete l'intervista sul sito che ha fatto il nostro buon Aurelio, dove ci sono molte altre informazioni. Io, Marco, per ora ti saluto, spero di riaverti qua prima o poi. Ragazzi, non perdete la prossima live, mi raccomando. Ciao. Grazie ragazzi. Ciao. Buona giornata. Ciao, è stato un piacere. Ciao.